benvenuti ragazzi. Benvenuti in Kiwi. Benvenuti in questa nuovissima puntata. Una puntata dove andrò a andremo a commentare i miei per te di TikTok. Ok ragazzi, quindi principalmente, dato che io su TikTok faccio video tendenzialmente estremamente trash e veramente al limite del guardabile, però se famo due risate, andremo a commentare quello che mi esce, quindi 90% saranno già tutti cosplayer, quindi già ve lo dico. Quindi andremo a vedere cosa ci propone di bello in questo preciso momento TikTok, Così, se famo così 8 minuti così belli sparati del TikTok, vediamo cosa ci propone, andremo a commentare. Mi raccomando ragazzi, ma prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, condividere e fare tutto quello che dovete fare, ma puntualmente non lo fate mai. Già. Quindi ragazzi, iniziamo e ricordatevi anche di seguirmi su Instagram e TikTok, dove su Instagram mi chiamo Kiwir con la trattino basso sotto e su TikTok, che andremo a vedere, mi chiamo Flower Cosplay. Mi raccomando ragazzi, vi aspetto, perché ciò che io pubblico su TikTok resta su TikTok. Ogni tanto qualcosina arriva anche su Instagram, ma TikTok è sempre bello pieno. Quindi ragazzi, mi raccomando, e andiamo a vedere subito i miei per te di TikTok. Questo è bello bravo, a fare lip sync, a fare balletti, bello, vedete, fa cosa di Kirishima, vedi? Come vi ho detto, tu già il primo è un cosplayer. Quindi questo è bello, bello bravo, Andiamo avanti. Il video non l'ho capito minimamente, però la protagonista l'ho capita. Vabbè, è anche abbastanza famosa sta cosplayer Sunimao, quindi credo che la conoscete. Andate a guardare i suoi TikTok, diciamo, sono quelli estivi, sono quelli belli, molto apprezzati, diciamo. Ah, questo l'ho fatto pure io, sto tipo di video in questa maniera, normale, poi con la canzone così, solo che a lei è uscito meglio. Basta, se no mi bloccano il video. Questo è Fukuro, F-U-Kuro, non so come si dice, ma F-U-Kuro, questa è bella, questa è brava, questa è brava fare cosplay, bella in gamba. Vediamo oggi che cosa ci propone, ma ora vestite ancora normale, brava, non... Quando esce lei nei TikTok, i cosplay suoi sono sempre al top, sono. Vuoi essere un maestro di Adobe After Effects? Per niente! Ah, questo è bravo, pure questo cosplay è bravo, Kimikitsune. Ce l'ho fatta a dire il nome. Ma nome più semplice? No, eh?
Bello, bello, bello. Ah, questi sono, questo Misa, Misa.cosplay. Questo, cioè, marito e moglie, c'hanno pure dei figli, c'hanno, pure loro si mettono a fare cosplay, quindi fantastici, raga. Però in sto video credo ci siano solo loro. Oh, però i cosplay loro sono sempre al top, sono, eh. Ammazza, come che cacchio fanno, come... Io mi ha vado, loro sono proprio il top dei cosplayer, sono, eh. Eh beh, bravo, bravi, bravi. Non mancano per niente. Eh beh, questa è bella, bella brava. Sono tutti bravi come cosplayer. Perché io no? Fa venire mal di testa sto coso. Oh, e che è, Maron? No, no, basta. Wow, e che è, Maron? Oh, o posso dire, raga? O posso di? Minchia, che buone, oh. Non vedi, oh. Andiamo avanti. A me questi... Boh, perché? Boh, vabbè. Ora. No, basta, è live, ne voglio, è live. E live qua non ci stanno. Che ha fatto quando si è avvicinata alla videocamera con Bajiro? Che ha fatto? Ah. Ambedio, ammazzo, brava, brava, brava come cosplayer, brava. E facce che fa sono proprio belle, sono proprio belle le facce che fa. Non so se forse, secondo me non se ne è accorta. Però l'ha editato, quindi credo che se ne sarebbe dovuta accorgere. Che termini! Ma era tagliata da qua, cioè Anice era tagliata da qua. Vabbè, però brava, brava. Io e TikTok dove parlano in inglese non li sopporto. Ma perché devi fare cose in inglese con l'audio in inglese? Perché? Esiste una parte in italiano, credo. Perché lo devi fare in inglese? E se non esiste in italiano, o fai tu in italiano, sì. Ma perché? Poi a questa la conosco pure. Alessia Pinto, la conosco pure a questa come cosplayer. Cioè, seguiamo, però... Alessia, ma... Però è bello, brava, mi piace. Però in italiano, sì, in italiano. In inglese, sì. Ma perché? Perché devi fare? Stiamo in Italia. Perché devi fare cose in inglese? Perché? Perché? Poi vi dico un'altra cosa. Ora, sto
per essere odiato da parecchi. Oh raga, a me Harry Potter, si sente? Non mi piace. Non mi piace, me sarò visto a qualche film a mozziche boccone, hanno fatto tutti lo stesso effetto. Quale? Questo. Non mi piace, sì. Che de fa? A me Harry Potter me sta qua. Camma fa. Però ci sono cosplayer che sono bravi o fanno bene. Bravi, io non sto a di niente. Sono gusti miei personali. Andiamo avanti con gli ultimi video. Cosplayer di Jojo. Io Jojo lo vedrò quando verrà doppiato in italiano, se mai un giorno succederà. TikTok è popolato molto da cosplayer di My Hero Academia. E questo mi fa piacere, però a una certa inizia a essere stantia la cosa, no? Anche Demon Slayer. Che non ho mai visto. Pronto, chi è? Maya ho. Ah, questo è forte come cosplay. Io sto in giapponese. Ukiyama-san. Questo è forte come cosplayer, Che delusione, pensavo che si faccia fa solo le mosse, fa. Ritiro quello che ho detto. Jojo, ripeto che non l'ho mai visto. Gli togliete i TikTok almeno a loro, per favore. Cioè, hanno già invaso Facebook e Instagram. Gli elevate TikTok almeno a loro. Per favore, voi chiedo. Famo una petizione, raga. A me non ha fatto ridere, sinceramente. Ho sbagliato a mandare messaggio. Tieni premuto, non mi interessa. Vabbè! Vabbè, brava. Di nuovo lei. Tu sei stata adottata. Non è vero che sei stata adottata. Se vabbè. E dove m'hanno preso? In Africa, per questo sei magra. Ma se sono bianca, Africa del Nord. Sono bravo. I lipsing, pure i lipsing, li sanno fa bene, dai. Vabbè, raga, l'ultimo video,
come ultimo video, chiudiamo in bellezza con altro My Hero Academia. Però queste sono fatte proprio da Dio sti cosplayer, eh? Ma bra bra, complimenti. Quindi sono l'unico che non riesce a farli decente. E vabbè. E vabbè ragazzi, abbiamo visto un po' i miei per te di TikTok e mi sono deprimuto. Per i mi scelgo metti di impegno però, eh? Video però. Bravi, bravi. Ci vediamo ragazzi, mi raccomando, al prossimo video commenti dei miei per te di TikTok. Se vi piace questo tipo di video, commentate. Oh, un giovola sai. Sotto al video ci sta una freccetta così. Ci clicchi e commenti. Ci scrivi. Mi piace, non mi piace, fai altro. Dovete commentare. Mi raccomando ragazzi, ricordatevelo, oltre al fatto che ovviamente iscrivervi al canale qua sotto. Mi raccomando ragazzi, ci vediamo al prossimo video.